dicono che i tratti più caratteristici siano l'autorevolezza e il coaching, cercare di portarsi con sé i propri collaboratori, con l'esempio, con la guida. Credo molto nel dibattito, anche nel conflitto rispetto a determinate idee, il fatto di ascoltare tutti quanti intorno al tavolo, ma poi quando si deve prendere una decisione, che prendo anche a volte molto io, si va avanti tutti sulla linea comune. Cerco di dare un sogno a chi lavora con me, di divertirsi a lavorare con me. La squadra è fondamentale, il successo è la somma delle parti, io ci credo molto. Secondo me bisogna essere molto determinati di voler salvare e di voler difendere aspetti della propria vita personale. Il essere workaholics è qualcosa che diventa la strada facile. Credo che la chiave sia vivere intensamente ogni momento che riusciamo a concedere a chi ci vuole bene. Avrei tre consigli per le nuove generazioni. Io partirei, punto numero uno, dall'umiltà. Il punto numero due è quello della serietà. Infine, ma non ultimo, la positività, il guardare avanti. Non scartare nessuna esperienza professionale a nessun livello, perché dal mix di esperienze e di culture nasce il successo. Da un lato cercare di investire tempo a capire chi loro vogliono essere e non rispecchiarsi nei sogni degli altri, e dall'altro investire il loro tempo in modo coerente. Non vogliate essere una donna bionica, non esistono. Quindi anche con chi vi sta a fianco nella vita, condividete le vostre difficoltà e chiedete aiuto. Il modello che voglio essere per i miei figli riguarda il come gestire la propria vita, con intelligenza e mai con furbizia, nel rispetto degli altri. Sono una madre che torna dopo magari 10 ore di ufficio, butta la borsa e si butta per terra a giocare con lui. Ecco, voglio essere sempre vicino a lui. E l'unica cosa che voglio trasmettere in modo integro, in modo deterministico a mio figlio è un codice etico e valoriale. E per il resto solo dargli tutto l'amore e tutti gli strumenti che gli serviranno per vivere la sua vita come lui vuole. Io penso che uno dei temi importanti per quanto riguarda le donne in questo paese è il fatto di non essere spesso in ambienti che premiano il merito. Devono imparare ad apparire, a non stare sempre dietro le quinte, perché sono molto brave nel fare, molto meno brave nel dire quello, nel raccontare quello che fanno. Credo che innanzitutto questa iniziativa, per esempio, sia di grande aiuto, perché Valore D riesce a dare degli esempi alle donne che lavorano nelle aziende, di donne che ce l'hanno fatta.